investimenti. La parola chiave che in Italia è usata pochissimo, ma invece è importante, perché per crescere bisogna investire. E allora noi abbiamo fatto questo intervento per spiegare che gli investimenti in Italia vanno fatti nelle imprese. E per fare investimenti nelle imprese l'unico modo è patrimonializzare le imprese italiane. Le imprese italiane sono poco patrimonializzate, si dice tecnicamente sottocapitalizzate, e vanno cercati molti soldi, decine di miliardi di euro, dove sono, sui mercati di capitali internazionali, e utilizzarli per finanziare, patrimonializzare le imprese. Questo porterebbe molti valori aggiunti: la crescita, la riduzione dell'indebitamento, l'aumento del margine operativo lordo e quindi anche l'occupazione, i benefici per i lavoratori, per i manager e per gli azionisti delle aziende. Quindi per noi è molto importante questa parola: investire, patrimonializzare le imprese. E in questo momento, siccome in Italia c'è anche una crisi di capitali, non ci sono i capitali per fare queste cose, bisogna andare a cercare i soldi dove sono, bisogna andare a prendere i capitali all'estero. E quindi noi pensiamo che una strada potrebbe essere quella di utilizzare alcuni strumenti che già esistono, come Fondo Italiano di Investimento, Fondo Strategico Italiano, per raccogliere capitali nel mondo e portarli in Italia. Questa, secondo me, dovrebbe essere una strada importante da percorrere e anche un consiglio per il nuovo governo, per far crescere il paese. Se noi riusciamo a fare questo, potremmo anche allinearci con le altre economie europee con le quali vogliamo confrontarci. Noi vogliamo assomigliare alla Francia, vogliamo assomigliare alla Germania, non vogliamo assomigliare a paesi che hanno un basso costo del lavoro. Ma se vogliamo fare questo, dobbiamo, per mantenere anche alto il salario, bisogna aumentare la produttività. Per aumentare la produttività bisogna assolutamente trovare i soldi per patrimonializzare le imprese italiane.